Siamo con Fabio Padula, allenatore dello Sporting Terracina, al termine della semifinale playoff di Serie D tra Atletico Sperlonga e Terracina, che ha visto la vittoria per 2-0 da parte dei padroni di casa nei tempi supplementari. Fabio, una partita equilibratissima. Nel primo tempo avete sicuramente sfiorato il gol più degli avversari, poi alla distanza forse loro sono venuti un po' più fuori. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo. Purtroppo primo tempo siamo entrati bene in partita e abbiamo avuto delle occasioni che in queste partite qua, se non le metti dentro, comunque rischi il ritorno della squadra avversaria. Infatti così è stato, il secondo tempo sicuramente meglio loro. Risultato che alla fine comunque ci lascia l'amaro in bocca, perché rispetto alla partita di campionato noi eravamo venuti qua con un'altra mentalità, con un'altra situazione anche tecnica, tattica, però è andata così, complimenti a loro sicuramente. Senti, l'hai preparata molto bene, si è visto nella prima frazione di gioco una difesa accorta, ma poi nelle ripartenze eravate più pericolosi voi di loro. Forse è mancato proprio il colpo del KO nel momento in cui loro non avevano ancora preso le misure a questa vostra tattica di gioco, diciamo così? Sì, no, è vero quello che abbiamo detto prima. Comunque queste partite qui, la palla deve, quando hai un'occasione non devi fare, come dico sempre loro, un gol, ma ne devi fare due. Purtroppo se la palla poi non entra, chiaramente, specie in questo gioco, tutto può succedere, si è visto insomma. Il futuro cosa dice? In questo momento pensi magari ad un'eventuale domanda di ripescaggio, oppure ci riproverete l'anno prossimo col tentativo magari di vincerlo il campionato di Serie D? Questo non lo so, questo devi parlare col presidente. Io adesso ancora la partita è fresca, quindi ancora non ci sto pensando assolutamente. Mi dispiace, perché comunque c'era la possibilità di tornare in finale, però noi già ci siamo andati l'anno scorso, è giusto pure che lo Sperlonga, che comunque ha fatto un campionato di alto livello, provi a vincerlo alla finale. Mi dispiace per Seneca, che forse dovrà saltare la finale perché è stato espulso. Mi dispiace davvero tanto, perché per loro è un'arma in più, si sa. E niente, comunque in bocca al lupo a loro. Concludo proprio con un'ultima domanda, ricollegandomi a quello che dicevi tu. Hai in un certo senso anticipato il tema del mio ultimo quesito. L'arbitro non è sembrato molto all'altezza, soprattutto con l'andare dei minuti. Guarda, da parte nei confronti di tutte e due le squadre. Proprio questo voglio dire, cioè lui ha avuto un atteggiamento durante quasi tutta la partita più o meno lineare e non ha sbagliato quasi nulla. Alla fine da una parte e dall'altra, ci può stare che ha sbagliato, ma dalla parte e dall'altra. Invece gli ultimi minuti sinceramente delle decisioni non le ho capite, la gestione dei falli. Chiaramente se tu arrivi a 5 falli dopo dei falli stupidi, diciamo tra virgolette, chiaramente poi stai in difficoltà, perché il minimo contatto sei costretto a fischiare. Secondo me non è stato più lucido verso la fine. Grazie Fabio. Prego, prego, grazie a voi. Siamo con Giovanni Di Trocchio, match winner di fatto di questa semifinale playoff tra Atletico Sperlonga e Sporting Terracina. Giovanni, verrebbe da dire, in gol al terzo tiro libero della tua squadra, potevi tirare già il primo. Lo volevo tirare prima, però quando il compagno se la sente non si può levargli il pallone dalle mani. Il secondo ero fuori, ma il terzo tiro libero ho detto ai miei compagni: lasciatemi stare, datemi questo pallone, perché c'avevo tanta rabbia per tirarlo, quindi l'ho voluto fortemente tirare, con tutta la rabbia. Senti Giovanni, una bella stagione per voi e anche per te. La terza, anzi la quarta consecutiva dopo le due con l'Old Ranch e quella con il Real Fondi. Sempre nelle prime posizioni, ma non avevi mai raggiunto questo traguardo di una finale playoff. Per te anche un po' una rivincita, credo. Io spero che questo sia l'anno buono, visto che sono 4 anni che ci provo, cambiando squadra, cambiando compagni, però sempre mancato sempre qualcosa. Io spero che questo è l'anno giusto, lo spero con tutto il cuore, perché i miei compagni, la mia squadra ce lo meritiamo. Abbiamo fatto un campionato lungo, duro, e penso che ci meritiamo questa vittoria, ce la meritiamo tutti quanti. Senti, adesso ti faccio una domanda su due tuoi compagni, uno che oggi non ha fatto parte del match, ovvero Fabio Pannozzo, che era infortunato, e Mino Seneca, che vi mancherà in finale. Ecco, questi due giocatori incidono tanto sulla vostra squadra. Sperate di riavere almeno Pannozzo per la finale, vista anche la contemporanea assenza di Seneca? Lo spero fortemente per due motivi. Uno, perché Fabio Pannozzo è come un mio fratello e ci voglio giocare sempre, sempre insieme. E due, perché è un potenziale che a noi ci fa troppo comodo e ci serve per forza, perché come gioca lui a pivot e protegge palla, nessuno di noi riesce a farlo. Dispiace per Mino, perché è una mancanza forte, perché lui dietro lì è duro, corre, ci dà la carica sempre, e è uno che ci mancherà tantissimo davvero, speriamo bene. In chiusura faccio anche a te una domanda sull'arbitro, che come dicevamo prima con il mister del Terracina Padula è sembrato soprattutto nei tempi supplementari davvero poco all'altezza. Un problema quello arbitrale che si fa sempre più grave, a mio avviso, negli ultimi anni. Io penso che non solo alla fine, anche durante la partita ha fatto tantissimi errori, anche se
purtroppo come sbagliamo noi gol, tiri liberi e cose varie, anche gli arbitri sbagliano, anche se ha fatto degli errori clamorosi, e dispiace perché è una bellissima partita tirata, le due squadre sono state veramente alla pari, però forse avevamo un briciolo di cattiveria in più perché stando lì sopra tutto il campionato noi la volevamo fortemente questa vittoria. Grazie Giovanni, in bocca al lupo per la finale allora. Crepi il lupo, grazie.